che cavolo, non va più avanti. Ma che cavolo, bucato. Vabbè, meno male che sono arrivato in fondo. Proprio oggi che è sotto sto sole. Ciao Toro, come va? Buongiorno. Guarda, okay. Ho forato, riuscite a stemmare la bici entro oggi che c'è una giornata pazzesca. Guarda, oggi abbiamo tanto lavoro da fare, no. Però per fine giornata te la tengo sistemata. E ho capito, non c'è mai visto che sole c'è, poi navigiamo, non c'è neanche il vento. Ragazzi, ho un'idea geniale. Per non buttare la giornata ho deciso che entro, noleggio tutte le bici del Mottolino e vado a provarle in bike park. Andiamo. Allora, voglio noleggiare una bici. Fammi provare la Trek Remedy che voglio vedere come va. Per cominciare, qui da computer puoi fare la registrazione. Poi ti sposti di qui per ritirare le protezioni. Tanto le protezioni, guarda, io ce l'ho già, so già tutto, so anche dove ritirare la bici, quindi siamo a posto così, grazie. Uè, zio, mi dai la bici da andare a girare? Oh. Allora ragazzi, ci siamo qui con la Remedy 8, bici da enduro, ruota da 27,5, questa escursione 160 mm, andiamo a provarla subito sulla Flowline, vediamo un po' come gira. Oh, oddio, stavo subito partendo in Cina, è molto più leggera della mia, madonna che missile. Scorre da paura, incredibile. Panettoni freschissimi. Wow, si salta! Ha fatto una forte sta bici! Allucinante! Il mio salto preferito, la Ippona! Wow! Zio, va a 2000 all'ora? Sì? Scorrendo in brutto! Stiamo per entrare nella linea di salti, vediamo come si comporta sui drop questa Remedy. Wow, l'onda velocissima, madonna, velocità incredibile, meglio che rallento perché sennò decollo. Che bella, bella smooth. Oddio, questo cacchio è forte. Ma saliamo lì ancora nelle curvette. Vediamo un po' come si comporta. C'è per al lavoro, attenzione. Incredibile. Ciao. Andiamo per entrare nei condomini. Scrub the first. Piccolino oggi. Wow! Bello. Curvone con sharp in uscita. Oh! Questo l'ho sbagliato. Devo prendere la trampa. Ma è tutto bello nuovo qua, incredibile. Reshaping. Oddio, quanto è morbido! Incredibile! Ok ragazzi, allora per determinare quale sarà la bici più veloce dobbiamo assolutamente fare una prova a tempo. Questa sfida la faremo sulla first ever, quindi partenza dal cartello là in cima ed arrivo alla passerella in legno all'uscita del bosco. Su questo trail c'è un po' di tutto, ci sono curve lente, curve veloci, rock garden, radici, quindi è il trail perfetto per valutare la polivalenza dei mezzi. Questa è la linea di partenza, deciso. Da qua partiamo con tutte le bici. Non so se ho capito cosa ho detto, ma va bene. Ok, Ian, ci sei? Io sono pronto! Io ci sono! 3, 2, 1, via! Oh, è partito! E qua dobbiamo impegnarci, raga. Non andiamo troppo veloce, sennò decollo. Ok, prime curve. Qua Tecnomuro le avrebbe tagliate, però non ho la mia bici, non mi fido. A box, preciso, facciamola correre, vietato pedalare. Il drop, racealo. Qui dove andiamo di qua che è più veloce. Oh, pianta, watch out. Ah, oh, sbagliato, errore. Se non averlo mai fatto tutta one shot questo. E poi incarognito. Ok, entriamo nel rock garden. Ora dobbiamo sbrigarci, non perdiamo tempo, giù a sinistra, tagliamo lo stretto che è facile. Ok, sono cotto. Watch out! Passiamo di qui. Oddio, sono davanti delle persone. Non ho più le mani. Partito a freddo oggi. Oh, non vedo più niente.
ultime due curve sulla passerella. 2:23:68. Ok, fatica. Sei un po' una pippa, eh. Senti. Bomba, allora con la Remedy sono andato a manetta. Abbiamo fatto 2 minuti e 23 secondi, qualche centesimo. Ma sarà la bici più veloce. Andiamo giù a cambiare mezzo per scoprirlo. Uè, Tony, ta bici è un missile. Però, cacchio, in salita faccio un po' fatica perché non è quella proprio su di me. Ma sei proprio uno scanza fatiche. Dai, ti do questa motorizzata, almeno magari riesci ad arrivare a andare a fare colazione. Una somma della neve devo andare. Dai, ciao. Bam, pedala. È il momento di provare questa Trek e Caliber e-bike da 29. Questa è una versione col motore leggero, batteria piccola, modello 9.6, pesa circa 18,5 kg, quindi non male per un e-bike, ma andiamo a vedere come gira in bike park. Allora, visto che questa è un cross country perché è un 100 di escursione, andiamo per la blu a vedere un po' come si comporta. È bella fluida, eh. Wow, c'è un po' di salti, attenzione. Oh, quello che noto tanto è che al posteriore lavora molto poco perché abbiamo poca escursione. Wow, però saltare salta, eh. È bella rigida, mi ricorda tanto bici da dirt. Tutto sommato non è così male, prendiamoci un po' la rossa e vediamo come va qua. Probabilmente il bike non è il suo ambiente, ma noi la metteremo alla prova lo stesso. Questo G-Down magari un'altra volta, eh. Ok, facciamogli fare uno dei drop piccoli, vediamo un po' come reagisce. Andiamo pianino. Ah, dai, bella smooth. Con questa bici però potete andare in posti incredibili fuori dal bike, tipo in cima al Monte della Neve, che è lassù. Però adesso noi torniamo indietro che dobbiamo andare a fare il tempo, eh. Dai. Ok, ci siamo, è il momento di mettere alla prova contro il cronometro questa è Caliber. Ian, sei pronto? Io ci sono. Vai. 3, 2, 1. No, pedale al contrario. Tragedia. Andiamo. Oh, sono entrato troppo cattivo qua. Questa è una 100, ragazzi, non è permissiva. Devo girare un pedale perché questi pedali sono doppi e quindi da una parte ho l'aggancio, ma c'è subito l'hubbox. Ok, l'ho passato. Con l'altra non ho pedalato e quindi non pedaliamo. Rissiamo il drop. È un altro andare decisamente. Siamo molto più lenti rispetto alla Remedy. Oh, che botta. Ah, c'è anche da dire che questa è una 29, mentre prima ero su una 27,5. A livello di guida è leggermente diverso. Stiamo per entrare nel Rock Garden. Vediamo un po' come va qua. Primo lisciato, il secondo lo passiamo via di qui, morbido, ci siamo al tornante, giù secco, foot plant, e si scende, e due gradoni, oh, e qui full sand, giù in carena, staccatona, ultime curve, attenzione, attenzione, attenzione! È successo! 2:28:53, incredibile! Urco! 2:28:53, abbiamo spinto di brutto, eh! Non ho parole! La bici è integra? Sì, allora, ha tirato un bel po' di pacchi, hai sentito? Okay. Dunque, come già immaginavamo, l'e-bike non è il mezzo migliore da bike park, perché è poca escursione, però abbiamo fatto un tempo non male. Cioè, resta da dire che con questa si possono fare un sacco di altre cose, come andare a pedalare in salita, che con l'endurello magari ti passa anche la voglia. Ora scendiamo giù, prendiamo l'ultimo mezzo, che è il DH, che dovrebbe essere quello che va un po' di più. Andiamo a controllare. Cosa vuoi? Non è che mi fai provare la DH, che mi manca solo quella. Ma noi. Dai! No, dai! Prova questa! Sì, va! Ho capito, Finalmente, per la primissima volta nella mia vita, ragazzi, è il momento di provare la famosissima Trek Session, oggi taglia 29XL, quindi gigante, però il DH dicono che è più grosso, più vai forte, no? E si va! Qui l'escursione si sente, ragazzi, 200 anteriore e posteriore, poi su questo modello sono montati i Cura 4, quindi sono riuscito a trovare un setup molto simile alle mie bici. È un po' lunga, ecco, un po' grossa, fare le curve 29 si sente rispetto al 27, però wow, se fila, oh! Ah, panettoni subito, let's go! Found the heat, man!
Wow! Ora che abbiamo l'escursione di salvataggio, andiamo a provare questa nuova linea Shark to Shark. Wow! Madonna se spara! Wow! Erano belli grossi. E via morbidi per il G-Down. Oh, visto che siamo già qua, proviamoci sta perla nera con la bici nuova. E giù morbidi qua dallo step down. Qua, tranquilli che si va lunghi. Sciarchina. Qua mi hanno detto che bisogna rallentare un po' perché sennò si va in Africa. Into the river jump. Yeah! Morbidissimo. E ci siamo! Finalmente il momento della verità, sarà più veloce la Remedy o la Session? Andiamo a controllare. 3, 2, 1, via! Porco belino! Che fatica! Ah. Oh, lunghissimo subito! Madonna, stavo per morire! Allora, questa bici ha tutto un altro grip rispetto alle altre. Le gomme tengono decisamente di più. Andiamo per l'Abosk. Rissiamolo, che siamo veloci. Pompa tutto! Watch out! Attenzione! Gente in mezzo! Qua siamo veramente veloci! Rispetto alle bici elettriche poi un altro pianeta! Sgheppiamo! Oh, lungo! Bici XL non male, eh! Viaggia, per essere un po' troppo grossa per me! Ti va giù! Ok! Bello, questo è venuto bene! Sono finito! Stiamo per uscire sulla pista! Non ne ho più! Vai! E con la curva a sinistra! Doppietto! Staccatona! Arrivo Ian! Attenzione! Molto tight! Sento che è un buon tempo, è un buon tempo! Vai! Una fatica incredibile! Secondo te? Ho dato tutto quello che avevo! Dimmi! 2:15! Watch out! Wow! Wow, 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 incredibile! Dunque ragazzi, come volevasi dimostrare, la DH rimane la bici da bike park per eccellenza. Incredibile il grip che avevano queste gomme, tra l'altro. Nonostante fosse una XL, quindi per me abbastanza grande, la bici andava come un treno, riuscivo a guidarla bene, metterla dove volevo. Ho notato che la Remedy scorreva molto di più nelle parti dritte dove era tutto liscio, mentre poi sui salti andava un po' a soffrire di sospensioni perché chiaramente ha meno escursioni di questa ed era anche meno sostenuta. La bici elettrica invece non è il mezzo migliore per questo tipo di bike park, però va bene per farsi delle grandi pedalate, andare dove volete, vedere paesaggi. Da quest'anno Mottolino, oltre a noleggiare, è anche l'unico rivenditore ufficiale di Trek a Livigno. Quindi se volete farvi una bici nuova, qui trovate tutta la gamma Trek, dal DH all'enduro, cross country, e-bike ed anche strada. Avete proprio l'imbarazzo della scelta. Se invece volete rinfrescare la vostra bici, no problem, al Mottolino trovate anche i telai. Guarda qua che culo. Per maggiori informazioni scrivete a info@mottolino.it. Bello, questo me lo porto a casa. Ragazzi, dalla sede futuristica del Mottolino è tutto. Io ritorno nel 2022. Ciao. Sta roba. Il primo che lo trovo un'altra volta lo stinco.